Abbiamo in collegamento telefonico da Reggio Calabria il senatore Nico D'Ascola, storico avvocato, attivista politico, molto attento alla Calabria. E buon pomeriggio, senatore. Buon pomeriggio, dottore. Allora, come finisce la storia sulle unioni civili? E poi, secondo lei, si trova una mediazione o, come titola qualche giornale questa mattina, ognuno per conto suo? Guardi, fare delle previsioni è davvero difficile, se non addirittura impossibile. Il gruppo politico al quale io appartengo ha fatto delle proposte che sono assolutamente chiare, alle quali ovviamente si sviluppa una trattativa, anche se il termine può sembrare improprio, ma insomma è chiaro che le proposte si fanno per sapere che cosa ne pensa la controparte. E queste proposte sono chiare e sono in particolare volte ad eliminare la sovrapposizione tra unione civile e matrimonio, ed è il primo punto. Circostanza questa ovviamente certa, perché la sovrapposizione nasce da ben 32 rinvii ai testi regolativi del matrimonio, oltre che al quarto comma dell'articolo 3, il quarto comma dell'articolo 3 stabilisce che ovunque compaia il termine coniuge o coniugi, questi termini vengano intendersi equivalenti al termine partner o partners delle unioni. Poi c'è il problema della adozione, e parliamo del quinto comma, e poi un'altra disposizione volta a rendere punibile l'utero in affitto, che è reato in Italia, ma si tratta di un fatto consentito all'estero, tutte le volte in cui venga compiuto anche all'estero e comunque il cittadino italiano rientri in Italia, e comunque gli effetti dell'utero in affitto si ripercuotono anche sul territorio italiano. Però scusi, non le sembra una lei fa l'avvocato e difende gente che insomma si poggia sulle basi dello Stato liberale, sulla presunzione di innocenza, e adesso criminalizziamo chi fa un figlio all'estero? Non è una contraddizione con la sua storia anche personale, al di là della politica? No. Come no? Assolutamente una contraddizione personale, anzi francamente mi stupisco. Ma come lei si batte per lo Stato liberale, lei si batte per e nega i diritti? Non ho capito, intanto mi faccia parlare, mi faccia prego una risposta. Prego. È intanto una contraddizione, intanto con l'ordinamento giuridico, perché ci sta nell'articolo 604 del codice penale, che è già una norma esistente, analoga, che punisce fatti di turismo sessuale, cioè ci sono dei fatti la rilevanza dei quali è tale da imporre una doppia punibilità, cioè dire, a seconda che vengano compiuti sul territorio italiano, ovvero vengano compiuti all'estero, ma comunque queste persone, cittadini italiani, poi determinino effetti anche sul territorio italiano. Quindi non è una contraddizione, perché questi fatti, voglio dire, già sono presi, sono contemplati dall'ordinamento giuridico italiano, stanno nell'articolo 604, non se ne è scandalizzato nessuno, ma è scandaloso che qualcuno si scandalizzi di una cosa che c'è già e rispetto alla quale c'è stato un accordo di tutti quanti, si è ritenuto necessario. Poi è una misura assolutamente necessaria per una questione fondamentale, quel punto della situazione, se questi fatti li si vuole proibire veramente, perché veda, tutte le volte in cui un fatto è vietato in Italia ma è consentito all'estero, lo stesso fatto di reato punito dalla legge italiana, il fatto che non esista appunto la possicchi, il fatto che questa condotta sia compiuta all'estero laddove è consentita, non rende non punibile in Italia. E allora il divieto nazionale di utero in affitto è per punto eluso dalla circostanza che questa condotta venga compiuta anche all'estero. E quindi lei dice, è chiaro, decliniamo questo concetto, chiarissimo, senatore. Io dico che se non si vuole punire effettivamente in Italia, il punto è questo, tranne questo dire fare un'ipocrisia, facciamo finta che lo stiamo facendo in Italia, se lo si vuole
vuole punire davvero, si deve impedire che condotte di questo genere vengano eluse, perché commesse all'estero e poi il risultato di questa elusione viene portato in Italia. E allora con il liberalismo queste cose non c'entrano assolutamente, c'entrano semmai con le proprie opinioni personali. Cioè dire, se uno dice va bene, fingiamo, tanto per essere chiari uso il verbo fingere, di punire queste condotte, perché tanto sappiamo che coloro che hanno forti disponibilità economiche possono commetterlo all'estero, poi rientrare in Italia e non essere puniti, e allora lo possiamo. Quindi scusi, facciamo un esempio. La disposizione, no, mi lasci parlare. La disposizione è tra l'altro una disposizione discriminatoria, perché queste pratiche sono consentite soltanto alle persone ricche, e nessuna coppia omosessuale che non sia ricca una cosa del genere potrà mai pensare di commetterla. Esattamente questo. Ripeto, il punto di partenza è che l'utero in affitto è punito in Italia dal sesto comma dell'articolo 12 della legge 40 del 2004, ma se questa pratica viene commessa in Canada, viene commessa in Ucraina, viene commessa in un altro paese estero, Stati Uniti, laddove è consentita, chi ritorna in Italia e porta in Italia il bambino non potrà mai essere punito. E allora noi in realtà abbiamo una norma che già implica la possibilità della sua trasgressione, della sua elusione, proprio perché abbiamo la possibilità di eluderla in maniera chiara. Tra l'altro, le ripeto, determinando una discriminazione, perché siccome cose di questo genere costano intorno ai 100.000 euro, noi in realtà creiamo due categorie di coppie omosessuali. Una che potrà accedervi se ricca e l'altra che sarà esclusa perché non avrà le possibilità economiche di farlo. Ma se crediamo che l'utero in affitto sia una pratica da vietarsi davvero, dobbiamo punirla anche se commessa all'estero. Senta, facciamo un esempio così per capire anche chi ci ascolta, insomma chi ci vede. Chi ha già un figlio dichiaratamente prodotto da un utero in affitto, scusi per il verbo produrre, cosa succede? È retroattiva o no? La norma. È chiaro che fatti di questo genere, se introdotti, non potranno ovviamente punire condotte che sono commesse allorquando non la legge italiana ma la legge dello Stato estero dove sono state commesse non consentiva di punirle. Okay. Che questo non sarà un fatto riparabile, perché la legge penale punitiva peggiorativa dispone soltanto per il futuro. Ho capito. Però ripeto, chi parla di queste cose non sa che stanno già nel sistema penale. E allora forme di turismo diciamo riproduttivo, se le si vuole punire davvero, le si deve punire con carattere di universalità, altrimenti ci prendiamo in giro e facciamo finta che l'utero in affitto sia veramente punito. Io le dico una cosa, l'utero in affitto è una pratica che io vorrei affrontare un dibattito con chi ne parla bene. Noi abbiamo una persona che vende non soltanto il suo corpo, i suoi ovociti, i suoi embrioni, quello che... ma addirittura vende anche la sua maternità, cioè dire, si tratta di un bimbo nato che poi le viene preso, viene portato via in cambio di una certa somma di denaro. Allora, visto che lei ha parlato di liberalismo, non so quante persone che si dicono contrarie alla schiavitù, alla mercificazione del proprio corpo, possano accettare l'idea che una mamma venda appunto il prodotto della sua gestazione per una certa quantità, poco assai, non fa alcuna differenza di soldi, sapendo in anticipo che quella creatura dovrà servire a soddisfare il desiderio di altre persone. Allora, il punto è anche questo: siamo davvero convinti che questa sia una pratica da vietarsi, che sia una pratica incivile? Noi abbiamo già una norma penale che la vieta. Siamo convinti del fatto che la gravità di queste condotte implichi che esse vengano vietate ovunque commesse, dal momento che sono consentite in paesi per i quali questi fatti sono assolutamente neutri? Se siamo convinti, e le assicuro che questa convinzione è estremamente diffusa, molti sono convinti che è punito e che non ci sono problemi, e molti non sanno invece della elusione dell'utero in affitto. Se prendiamo questo fatto come punto di riferimento e ci convinciamo della circostanza che si tratta di un fatto molto grave, dobbiamo impedirne la illusione, altrimenti siamo degli ipocriti, facciamo finta che questa condotta sia punita. In realtà sappiamo bene che questa condotta verrà reiterata ovviamente dalle persone ricche, i poveri come al solito
No, sono penalizzati. Senatore, le faccio una domanda che riguarda anche la sua attività di importante e apprezzato penalista. Sul dibattito, stiamo sempre nella maternità e paternità, ai mafiosi, se togliere la patria potestà, è d'accordo lei di togliere i figli ai mafiosi? Adottata a condizione ovviamente che in quei contesti familiari non sia possibile proseguire un'attività di educazione e di istruzione per come si contiene. Quindi certamente nei contesti già dove in fondo queste disposizioni ci sono già, sia pure con carattere di ordine generale, quindi i bambini vengono sottratti alle Lei bambini alla Cosca de Stefano, per capirci, che è una cosca della quale mi occupo io parecchio in questi ultimi mesi, li lascerebbe? Il mio parere non conta nulla, ma io glieli toglierei tutti e li farei crescere con altre famiglie. Guardi, valutazioni di ordine specifico, di ordine concreto, ovviamente nessuno ne può fare, ne può fare chi riveste un ruolo politico. Sì. Sarebbe francamente impensabile che uno dicesse a tizio colgo il figlio, e francamente mi fa una domanda che ovviamente non può essere fatta. Io dico che tu in tutti i contesti nei quali mancano i presupposti di una educazione, di una istruzione adeguata, dove cioè i bambini subiscono un condizionamento inevitabile in senso gravemente peggiorativo della loro condizione, già la legge civile consente che i servizi sociali intervengano. E allora, accertati questi presupposti, ovviamente lo Stato ha già gli strumenti per poter agire. Comunque, ove mai vi fossero progetti legislativi in questa direzione, ovviamente il Parlamento se ne dovrà interessare. Non le sembra di essere duro nel dire punibilità dell'utero in affitto? Ponga l'ipotesi che lei abbia un familiare, una persona omosessuale, che fa questo, e con una legge così rigida lei sarebbe costretto a denunciarlo. Non le sembra che io sarei costretto a denunciare un familiare? E certo, se pratica. Dovrebbe sapere che non esiste nel nostro sistema penale, tranne che per i delitti contro la personalità, quindi, dello Stato, qui non c'entra. Quindi queste sono inesatte informazioni che non so francamente chi abbia trasmesso. No, senatore, non esiste. No, senatore, no, perché guardi, le assicuro che lei sta dicendo delle cose che non sono in ogni caso prevedute, cioè dire l'assistere alla commissione o avere notizie, per meglio dire, della commissione di un reato non impone a nessuno l'obbligo della denuncia, quindi nessun familiare sarebbe costretto a denunciare il familiare che abbia fatto ricorso all'utero in affitto. Quindi queste sono delle cose che il nostro sistema penale non contempla. Però esiste la esiste. Non credo quale sia il problema, nessun familiare dovrebbe denunciare il familiare che ha fatto ricorso all'utero in affitto. L'obbligo della denuncia esiste soltanto per taluni reati molto gravi che riguardano per l'appunto i delitti contro la personalità dello Stato, e non tutti, perché la legge ne fa una selezione. Per gli altri casi, se uno non vi è concorso nella commissione di un reato, non ha nemmeno l'obbligo di denunciarlo. Un'ultima domanda politica e poi la lascio ai suoi impegni, e la ringrazio per avere. Dopo la dichiarazione dell'UDC di Cesa, usciamo dalla maggioranza se appunto rimane l'adozione, mi pare sostanzialmente questo. Che convincimento è maturato in lei? No, guardi, la dichiarazione di Cesa è una dichiarazione di natura politica. Noi fino ad ora abbiamo parlato di questioni di ordine etico, di questioni di natura legislativa, di questioni di natura tecnica. È chiaro che in un contesto politico nel quale, come dicevo prima con espressione forse non elegante, si fa una trattativa, si prende in considerazione tutto. Questo io tengo però a dire che è un tema libero, intanto un tema libero sul versante delle coscienze, certo. Quindi non è un tema vincolante, e allora ci mancherebbe altro che qui si dicesse come si deve fare. Se la questione è una questione di coscienza che coinvolge temi etici, non è ovviamente una questione vincolante, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, dando libertà di coscienza agli appartenenti al partito politico o tendo al Partito Democratico. Quindi
questa libertà di coscienza ovviamente sta dall'una parte come sta dall'altra. Certo. Poi la trattativa politica potrà per taluni risultare deludente, per altri non risultare deludente, ma ancora non si è completata e quindi bisognerà vedere quello che succederà. Dinanzi a questioni di questo genere è chiaro che taluno potrà assumere la iniziativa anche, diciamo, di una rottura, ma è un fatto individuale. Tengo a dire che questi temi che io ho sollevato, perché questa cosa sfugge ovviamente alla considerazione di molti, stanno diciamo in alcuni emendamenti presentati anche dal Partito Democratico, quindi quello che dice Area Popolare con riferimento alle tre questioni che io le ho indicato non è una prerogativa esclusiva di Area Popolare, ci sono anche, ed è stato pubblicizzato sulla stampa, dei del Partito Democratico che sono, diciamo, fortemente perplessi, hanno presentato anche emendamenti in questa direzione. Il problema sarà vedere se questi emendamenti sono del tutto soddisfacenti ovvero no. E comunque certo. È da dire pure con riferimento alla, diciamo, a quello che ha detto Lorenzo Cesa, che la materia del cosiddetto, diciamo, utero in affitto, la materia della sovrapposizione tra unioni civili e matrimonio, il problema diciamo della punibilità o meno di determinate condotte e anche il problema della stepchild adoption, quindi l'articolo 5, non rientra nel patto di governo. Allora, io dico una cosa, individualmente si può ovviamente assumere tutte le iniziative che la coscienza impone o consiglia di assumere, sì. Però non c'è dubbio che questa sia una materia che non rientri nel patto di governo e che quindi determini una maggiore libertà, ma in ogni senso, proprio perché nel patto di governo noi sul tema della, diciamo, delle unioni civili non abbiamo inserito nulla, quindi è una materia che per definizione lascia il parlamentare libero perché riguarda la sua visione anche filosofica, etica del mondo, ma anche la sua libertà nell'immaginare il futuro della società. Quindi assumere una posizione conformista, guardi, su questi temi è la cosa più facile ma anche più odiosa che si possa assumere. Il conformismo sta nell'una come nell'altra direzione, cioè dire si può essere conformisti, ossia banali, sia nell'essere contro sia nell'essere a favore. Mm-hmm. Quindi è una diciamo tema talmente delicato rispetto al quale bisogna avere delle vere e proprie convinzioni. La cosa peggiore è avere delle convinzioni false, cioè dire dimostrarsi moderni e quindi nel dire sono perfettamente d'accordo, o dimostrarsi tutori, diciamo, di un ordine precostituito, certo, nell'essere, diciamo, contro senza alcuna capacità di motivare il perché. Certo. La qualità della posizione politica si individua proprio nella capacità di sapere spiegare perché si è a favore o perché si è contro, insomma. Certo. Ultimissima cosa, veramente, un figlio gay o lesbica sarebbe un dramma per lei o lo accoglierebbe se dovesse averlo? Ma ci mancherebbe altro, certo, un figlio che avesse una tendenza di questo genere sarebbe un figlio benvenuto, amato, forse anche di più, ci mancherebbe altro. Però non avrebbe il diritto di sposarsi, secondo lei? No, non avrebbe il diritto diverso, perché questa è un'altra confusione che si fa nel tentativo di dare una inesatta e cattiva informazione. Le unioni civili sono fuori discussione per noi, okay. Le voteremmo domani mattina se non avessero le limitazioni che certo. Io le ho indicato, se no che gliele indico a fare certo. E poi lei non le prende in considerazione. Certo. E allora le unioni civili noi le firmiamo domani mattina, qui da questa parte non c'è né un gruppo di senatori, un partito politico che ha tendenze omofobiche, tutt'altro. Noi siamo per il riconoscimento dei diritti e francamente nell'esprimere la nostra contraria opinione ci siamo pure fatti carico, sbagliando, di dire ma perché esprimiamo la nostra opinione contraria visto che dall'altra parte c'è un mondo che vuole riconosciuto i diritti. Ma non era una posizione seria questa qui, non la si sarebbe mai potuta prendere in considerazione perché il dibattito non vi sarebbe stato e opinioni serie volte a creare una, diciamo, la introduzione
di unioni civili corrispondenti al riconoscimento dei diritti non la si sarebbe nemmeno conosciuta. Per questa voglia generalizzante, superficiale di presentare il fenomeno come una cosa banale che non avrà un impatto sulla nostra società. Al contrario, la nostra posizione scopre in un certo senso il sepolcro, lo fa vedere al suo interno, fa vedere tutte le cose, perché la gente possa capire cosa si deve o meno effettivamente accettare. Sì, però di fatto lui non potrebbe avere un bambino con una coppia del... Non potrei avere un bambino attraverso una surrogazione di maternità che rende la donna, e francamente mi scandalizzo, e sottolineo scandalizzo del fatto che il movimento femminista non assuma alcuna posizione, perché questo movimento ci ha abituati dagli anni 70 ad un principio: il corpo della donna non può essere oggetto di uno scambio economico, per cui il corpo della donna, le sue caratteristiche riproduttive vengono acquistate. Invece, voglio dire, costato, e mi consenta che lo constato anche nella sua posizione resa palese dalle domande e dall'atteggiamento, che secondo qua, ma scusi, che fa processo ai giornalisti, no, scusi, noi dobbiamo sì. La cortesia, io ribalto proprio la questione, cioè ma dire, come ribalta, è lei che va in contraddizione togliendo quale contraddizione, guardi che è molto difficile potermi prendere in contraddizione. Lei si definisce, mi faccia parlare. Io ribalto perché è evidente nelle sue domande una opposizione intransigente verso quello che io dico. Allora io lo accetto, ma non lo accetta lei. E allora io le dico, è pensabile che il corpo della donna sia oggetto di uno scambio economico? Lei lo accetta? A questo punto divento io il giornalista e lei la persona che deve rispondere. Secondo lei è accettabile che si compri il prodotto del concepimento e che ci sia una sventurata da una parte che per ragioni economiche o anche di altra natura lo vende, e questo bambino poi non lo vedrà mai più? E allora il tema è un tema non banale. Scusi, ma due donne che stanno insieme non hanno bisogno dell'utero in affitto, abbia pazienza, per fare un figlio. Non hanno bisogno dell'utero in affitto, ma intanto non può essere introdotta una discriminazione. Secondariamente hanno bisogno comunque di una gestazione artificiale, perché comunque da loro un figlio non può nascere. No. Ma oggi l'utero in affitto, veda, una cosa che tra l'altro nessuno considera, ma io la considero e tanti altri che la pensano come me la considerano, è vietata anche in un contesto eterosessuale, sì, perché il principio che è sbagliato, quindi non è che qui stiamo dicendo, e questa è anche una falsificazione del dibattito, no? Perché si presenta il divieto di utero in affitto come se fosse una cosa che riguarda le coppie omosessuali, no, assolutamente, perché qui l'utero in affitto è punito a scindere dalla natura omosessuale o eterosessuale della coppia. Veda come l'informazione è parziale e sbagliata, perché in quel sesto comma dell'articolo 12 della legge 40 del 2004 non c'è alcuna discriminazione, se non la norma sarebbe anche su questo versante incostituzionale. L'utero in affitto non si può fare, punto e basta, anche se la coppia è eterosessuale. Certo, noi la ringraziamo tantissimo per il tempo che ci ha dedicato, andiamo online lunedì e buon lavoro. Grazie al senatore D'Ascola, grazie.